Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi siamo qui, sì, perché ci vogliamo dedicare a San Valentino. Ci sarà un coro di dissenso, ma perché? Perché? Perché è una festa commerciale, perché è una festa senza senso? Innanzitutto non è vero, perché vi ho spiegato l'origine della festa di San Valentino. Cliccate qua che ci trovate il video dove vi spiego per filo e per segno come è nata la festa di San Valentino. Ma a me piace non perché io curi mio marito solamente in quella festa o perché voglia un regalo per quella festa, che se arriva, grazie, ma se non arriva non ci fa niente, anzi io preferisco sempre, come voi sapete, un regalo fatto col cuore, con le mani, piuttosto che andato a comprare. E allora, proprio a questo proposito, vi voglio portare a festeggiare il San Valentino in maniera più creativa, facendo da voi quello che è il fulcro dell'atmosfera della cena di San Valentino. Se andrete a cena, se vorrete passare un tête-à-tête con il vostro fidanzato, qualche momento di dolce tenerezza al lume di candela. Eh sì, ma che lume, volete vedere? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il lumino di San Valentino. Ecco l'occorrente per creare il nostro centro tavola, il nostro lume d'atmosfera per la nostra tavola di San Valentino. Allora, innanzitutto un bicchiere a calice, io qui ce l'ho a tulipano, un bicchiere di questo tipo, quindi con il gambo e poi il calice a parte. Ma può essere fatto anche su bicchieri normali, basta adattare la forma. Poi un foglio della larghezza di una 4 di carta forno o carta pergamena. Io ho usato la carta forno perché sono sicura che ce l'avete tutti a casa. La colla attacca tutto, una squadretta, può servire una gomma, un tagliabalza, un paio di forbicine, un paio di forbici a zig zag, ma non sono necessarie, questo è facoltativo, delle forbici normali, una matita, una candelina, una di quelle piccole. Io ce l'ho elettrica, così non rischiamo l'incendio o la spaccatura del bicchiere, ma non vi preoccupate perché anche con le candele normali non succede nulla, non dovrebbe spaccarsi il bicchiere. Io però vado sul sicuro, vi consiglio sempre di usare queste elettriche che si accendono, fanno la loro bella lucina, qui non si vede ma è accesa, fanno la loro bella lucina di atmosfera e assolvono al loro lavoro. E poi del cartoncino rosso che avrà proprio la sagoma del nostro paralumino. Questa sagomina non vi preoccupate perché la troverete sulla mia pagina Facebook nell'album Un San Valentino al lume di candela, nell'album foto Un San Valentino al lume di candela, che troverete nella pagina Facebook di Arte per te, di cui metto come al solito il link qua sotto nel box informazioni. Io proprio questa non la rovino perché dopo andrò a fare la foto. Vi dico soltanto, se per scaricare bene la foto, che l'altezza deve essere di 9,5 cm. Mentre per quanto riguarda la larghezza, questo sarà in base al vostro bicchiere. Se ve la stampate, fate le prove e stampatela più o meno larga a seconda del bicchiere che andrete a cingere, perché in pratica il lavoro poi dopo la decorazione sarà questo, no? Tac, mettere qui così il lumino. Però adesso vedremo come, così è troppo semplicistico. Come prima cosa, su un cartoncino rosso andiamo a ricalcare la nostra forma, ok? Qui, come vedete, ho messo sopra e sotto i segnetti del tratteggiato, perché questo tratteggiato indica il punto di sovrapposizione della linguetta per appiccicare appunto il cartoncino. Fatto questo, ritagliamo la nostra formina. A questo punto prendiamo l'altra sagoma, quella che ce l'avamo scaricata, fatemene due per una semplicissima questione di comodità. Con una rimanenza di cartoncino di prima, tracciamo una piccola retta, così. Io la traccio tenendo come naturalmente base il margine del foglio dritto, e quindi l'altezza mi viene automaticamente, e segno su questa retta 2,5 cm, partendo da un po' più giù, e poi scendendo leggermente con la riga, lasciando più o meno un centimetro all'inizio, mi segno 2,5 cm e poi lascio un po' di spazio e mi segno 2 cm. Ok,
Su questa lineetta, che misura 2 cm e mezzo, qui devo inquadrare un cuoricino, quindi partendo da qua faccio questo, il mezzo cuore. Ne faccio mezzo perché per venire bene la fantasia sul paralume, tutti questi cuoricini devono essere molto 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 speculari tra loro. E qui faccio l'altro più piccolino, ok? Quindi piego il foglio dove ho fatto la linea, così ritaglio i cuoricini e quindi poi li apriremo e avremo delle perfette mascherine da ricalcare sul nostro paralumino. Faccio così anche con l'altro. Ok, a questo punto avremo il cuoricino grande da 2 cm e mezzo e il cuoricino da 2 cm. Allora, ottenuta la nostra mascherina e i nostri cuoricini, continuiamo così. Prendiamo il nostro cuoricino, appoggiamolo e ricalchiamone una prima sagoma. Poi piano piano, a giro, facciamone tutta la bordura qua attorno. Benissimo. I miei cuoricini, un po' a fortuna, ci sono entrati. Io ho il brutto vizio di non prendere le misure quando faccio questi lavoretti di creatività. Ma va bene così, insomma, non mi dispiace andare così in maniera più approssimativa. E adesso continuo sopra così ta, 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 oppure decido di immettere dei cuoricini in maniera sparsa. Adesso prendo i cuoricini piccoli e un po' a fantasia vado sparpagliandoli dove più preferisco, e tra i cuoricini piccoli ne inserisco anche qualcuno un po' più grande, quindi uno così. Voi invece seguite la vostra fantasia e fate come più vi aggrada la composizione dei cuori. Uno più grande. Ok, più o meno a questo punto dovremmo essere riusciti a fare tutto. Benissimo, fatto questo, prima di procedere con altre operazioni, facciamo la seguente. Prendiamo la carta forno e ricalchiamo la sagoma del nostro paralume sino a qui dove c'è la linea. Questa invece la tiriamo dritta, così, zac. E ritagliamo. Ora, questa potete ritagliarla o dritta così, oppure se avete le forbici a zig zag come ho io, rimanendo larghi, quindi poggiando lo zig zag esternamente alla linea, vi faccio vedere. Allora, guardate, visto che il mio zig zag rimane esterno, ritagliate così piano piano tutto il bordo. Naturalmente questo fatelo solamente sulle parti superiori ed inferiori, laterali non è necessario. Voilà. E se siete tanto pazienti, se no fa nulla, con la gomma, senza strappare la carta forno, ripulite tutto il bordo, come dall'interno verso l'esterno, non così, se no la strappate. Ok, una volta ripulito il tutto, mettetelo da parte in attesa della sua giusta collocazione. Proteggete quindi il piano da lavoro. Io ho preso un vecchio tagliere che uso appunto per questi lavoretti, e il vostro tagliabalsa. E ora cominciamo ad incidere i cuoricini uno per uno, ma non tutti.
fatti. Allora, facciamo così. Attenti col taglio a balza, uscite poco la punta e tagliate da una parte quasi fino al centro, senza arrivare alla codina. E anche qui sul incavo del cuore tagliate non tutto. Scusate il tagliere sporco di qualunque cosa, colla, quant'altro, ma è un tagliere da lavoro. Ok, così. Bene? E fate la stessa cosa anche dall'altra parte senza far incontrare i due tagli. Le due parti del cuore devono rimanere separate. Voi vi starete chiedendo il perché, ora ve lo spiego. Così. Quindi col ditino spingete fuori il cuoricino. Ecco qui il nostro cuoricino dall'altra parte, la parte che poi sarà quella giusta. Col righello, su ognuno di essi, dobbiamo fare questa cosa. Mettiamo il righello che passi dall'incavo fino alla punta e solleviamo così metà cuoricino da una parte. Quindi giriamo il righello e facciamo la stessa cosa anche dall'altra. Così, ok? Creiamo queste finestrelle, vedete? Di cuori volanti da cui poi uscirà la luce. E naturalmente se poi vorrete abbassare la luce basterà chiudere le finestrelle. Ok, va bene? Quindi non muovetele troppo queste finestrelle perché qui le parti sommitali e finali sono molto delicate, ma voi immaginate insomma che poi da dietro si vedrà la pergamena da cui trasparirà la luce, quindi verrà una cosa molto di atmosfera e carina. Cosa fare quindi? Procedere così per tutti i cuoricini. Buon lavoro! Finito di intagliare tutti i cuoricini con una gomma, stando attenti a non portarci via il cuoricino perché oramai è attaccato veramente da due puntini sottili sottili, cancelliamo tutta la gomma. A questo punto tutti i cuoricini saranno pronti per essere tirati fuori, come vi ho insegnato. Quindi righello al centro o squadretta, quindi sollevate tutti i mezzi cuori. E anche questo lavoro fatelo per tutti i cuoricini, quindi aprite tutti i vostri cuoricini. Ok, dopo aver aperto le alette di tutti i cuoricini, le ho adesso un po' riabbassate, ma comunque le ho tutte scollate, quindi adesso sono molto facili da riaprire, vado a prendere la mia carta pergamena e la misuro sul mio paralumino, vedete? Così. Ok. Ora devo incollare queste due parti. In pratica a questo punto il più del lavoro è fatto, si tratta solamente di assemblare i pezzi. Vi faccio vedere una cosa però, mentre intagliavo qualche cuoricino è saltato e allora con una strisciolina di scotch sottilissima, vedete? Magari qui per esempio si è staccata solamente questa puntina qua, quando proprio più, o quando sono andata ad aprire da dietro i due angolini. E allora, se dovesse accadervi una cosina di questo genere, niente panico, non è che dovete buttare tutto e ricominciare tutto da capo, assolutamente no. Una strisciolina di scotch. Volendo, per farlo durare maggiormente, potreste assicurare tutti i cuoricini con questa strisciolina di scotch, appunto di sicurezza, in modo che possiate muovere con maggiore agevolezza tutti i cuoricini senza correre assolutamente il rischio che una volta montato il paralume questo si rovini. Io non lo farò perché sono pigro. Adesso mettiamo della colla attaccatutto, va benissimo anche la Vinavil, ci metterete solo leggermente di più. Adesso metto la colla un po' sparsa tra i cuoricini, proprio poca, non ne serve tanta. La carta forno si attacca veramente con poco, quindi state attenti a metterla soprattutto nella parte inferiore. Prendiamo la nostra carta forno da una parte, così, tac tac tac, e dall'altra. E tenete pressato un po' perché la carta forno fatica un po' a rimanere attaccata proprio per il suo potere antiaderente. Adesso invece
dobbiamo appiccicare queste due parti assieme, così, in maniera tale che il giro si chiuda. Allora, prima lasciamo asciugare tutto per bene e poi facciamo questa seconda parte del lavoro. Ok, a questo punto su questo margine versiamo un po' di attaccatutto. Anche qui non siate troppo abbondanti, perché sennò non si asciuga mai. Lasciamo tirare leggermente la colla, quindi andiamo, facciamoci guidare dal nostro margine segnato, olè, e appiccichiamo i lembi in questo modo. Teniamo ben bene, perfetto. Io lo lascerò, voi se invece potete farlo stare in posa maggiormente, mettete magari delle mollettine da bucato qui e qui a tenere e fatelo asciugare completamente. Quindi prendete il vostro bicchiere, prendete la vostra candelina, vera o artificiale fa lo stesso, e quindi calare il vostro fatelo da asciutto, ma calate il vostro paralume all'interno del vostro bicchiere, così, mettetelo bene e voilà, ora lo devo girare. Il vostro San Valentino romantico è assicurato al lume di candela. Ora vi lascio alle foto e alla vostra cenetta romantica. Avete visto che carino questo lumino centrotavola? È davvero delizioso, con tutti quei cuoricini di carta che sembrano svolazzare, sembrano tante farfalline. Vi dico, dalla foto non rende per quanto è carino. Illuminato è molto molto bello e illumina soprattutto, perché quelle finestrelle lasciano passare la luce che vogliamo. Poi meno luce vogliamo, più finestrelle otturiamo. Spero che vi divertiate a creare la vostra atmosfera per la cena di San Valentino e... buon divertimento, non fate i monelli, eh? Da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci, alla prossima!